te ricordi quando che ti ho raccontato la storia di Teseo, Arianna e il Minotauro in tre puntate? Mi piacerebbe te fa' o stesso con Orfeo. Ecco, dunque, è il primo dei tre episodi che così so portiamo fino a Natale. Dunque, st'Orfeo era uno che scriveva poesie e canzoni e se suonava e se cantava, ma così bene che appena iniziava a strimpellare tutti si fermavano a ascoltarlo. Tipo che stavano a versare il caffè e tac, si bloccavano rapiti e porca zozza si bruciavano la mano, robe così. Addirittura l'animale si accucciavano lì a sentirlo, come a dì che perfino gli esseri senza cervello e senza anima sono ammansiti dall'arte de sto tizio qua. Il leone si scorda di sbranare la pecora, o struzzo tira fuori la testa dalla sabbia, la tartaruga dal guscio, il pappagallo finalmente si azzitta, eppure il ciuco si mette là e si sente pervaso come da una brezza di poesia. Orfeo quindi rappresenta un po' l'arte, che educa, raffina, addomestica, ma anche incanta, come una magia che non può resistere. È un po' poeta, un po' mago, perché l'arte è un po' cultura, un po' piacere, una cosa da studiare, ma pure che ti attira con una forza inspiegabile. E tanto per dì quant'è meravigliosa l'arte, considera che questo è un mosaico, cioè fatto di tanti pezzetti di marmo, non dipinti, ma ognuno col colore suo, naturale, che poi devi tagliare a quadretti e metterli insieme per fare il disegno. E questo è stato fatto 1700 anni fa, non so se mi spiego. Quindi vedi che lui sta in mezzo e tutti gli animali sparsi qua e là ascoltano. E pare che in origine ci stesse pure un truzzo appollaiato sull'albero, ma purtroppo è andato perduto.